Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Shooter e ragazzi, finalmente ragazzi, ce l'abbiamo fatta anche noi ad avere sbloccato la nuovissima skin del Road Trip. Lo abbiamo aspettato ragazzi veramente per settimane per poi vedere sta cagata qua ragazzi, di un tipo che sinceramente a me non è che piaccia particolarmente. Eccolo qua il signor Road Trip ragazzi, come vedete colore nero per lui, con tanto di placche metalliche anche in faccia, sul suo corpo come protezione. Un backpack che invece è abbastanza carino, una specie di scudo antisommossa. Ma ragazzi, sappiamo che il Road Trip dovrebbe avere degli stili personalizzati. Forse non abbiamo ben chiaro quali siano. In realtà era una cosa che si vociferava, ma se andiamo a vedere nell'armadietto, lui non ha il logo della personalizzazione. Quindi ragazzi, per il momento io mi auguro che anche voi abbiate sbloccato il Road Trip. Andremo a vedere nella settimana numero 8 e nella settimana numero 9 se per caso ci sarà qualche novità che ancora noi non sappiamo. Ma ragazzi, la cosa veramente particolare di cui voglio parlarvi oggi è della chiusura finalmente della crepa. Ragazzi, termina quello che era iniziato nella season numero 5-4, ovvero sia la crepa provocata dallo spaccatutto per aver lanciato il rocket, e il cielo torna assolutamente pulitissimo. Ma ragazzi, la crepa che se n'è andata non ha, come si dice, non è passata inosservata. Diciamo che qualcosa ha lasciato ragazzi, diciamo che un segno indelebile c'è stato, e per chi non l'avesse visto glielo faccio vedere in questo momento ragazzi. Guardate un po', guardate che cosa è successo ieri sera con l'ultimo fulmine della crepa. È venuto fuori un cubo gigante viola. Ma cos'è? È venuto fuori ragazzi un cubo gigante viola, e lo stiamo proprio andando a vedere insieme. Eccolo lì ragazzi, una roba che non ha assolutamente senso con la mappa, non c'entra nulla, ed è un cubo che ha delle particolarità molto molto interessanti ragazzi. Adesso vi faccio vedere un pochettino avvicinandomi che cosa ci dobbiamo aspettare avvicinandoci. Lo sapete ragazzi, per tutta la giornata di ieri sono caduti prepotentemente fulmini su questa piccola collina. Come vedete, ecco i buchi dei fulmini che hanno distrutto cactus e cose. Ma ragazzi, eccolo qua, questo cubo gigante viola che è venuto fuori dal nulla. In realtà, se ci avviciniamo, ci rigenera lo scudo. Guardate, guardate che roba. Ma sono fuori di testa. Guardate che sono fuori di testa a fare delle cose così, quelle di Epic Games. Ci rigenera un punto scudo ogni mezzo secondo. Ogni secondo, scusate. E poi ogni tanto
Senti che rumore. Ogni tanto sulle pareti. Che cacchio sono quelle cose? Vengono fatti vedere dei quadratini. Cioè, è forte sta cosa, raga, eh. Che cosa conterrà questo quadrato? Qual è il senso di questo quadrato? È enorme. È allucinante ed è allo stesso tempo meraviglioso da vedere. Chissà che cosa sono. Chissà che cosa sono. Tra l'altro, ragazzi, se ci avviciniamo, ci respinge via. Ci respinge via, ragazzi. È allucinante. Vedete che abbiamo. Guardate il nostro personaggio. Continua a recuperare shield. Anche se non siamo vicini, raga. Ci spinge via. E tra l'altro, se noi con una scala o con una struttura andiamo sopra al quadrato, guardate. Possiamo saltare senza problemi, ragazzi. C'è una forza che respinge il personaggio, ragazzi. Insomma, questo quadrato, ragazzi, è l'ennesimo mistero di Fortnite. Sicuramente un elemento che dovrebbe rimanere per un po' in questa mappa, perché avrà sicuramente a che fare o con l'end season. Vedete, noi possiamo anche picconarlo. Prova a picconarlo. Porca vacca! Questo non lo sapevo, ragazzi, chiedo scudo. Non sapevo neanche io che mi ammazzasse così velocemente. Sicuramente qualcosa che avrà a che fare con l'end season o addirittura con la season 6. Perché non... Io non so, ragazzi, io non riesco a capire che senso abbia questo quadrato. Se voi, ragazzi, avete qualche idea, vi prego di scrivermela qui sotto nei commenti, ragazzi. Allucina. Guarda, guarda, guarda. Niente, non ci posso fare nulla. Non ci posso fare nulla. È cattivissimo. È meraviglioso, ma è nello stesso tempo cattivissimo. Per il momento lui rimane qua. Se alla peggio abbiamo bisogno di prenderci il nostro shield, ce lo prendiamo, ma per il resto non possiamo fare nient'altro. Beh, ragazzi, io ci tengo tantissimo che voi mi scriviate qui sotto nei commenti come vi sembra e che senso ha secondo voi questo quadrato enorme. Come vi è sembrato l'end della crepa, la chiusura della crepa con questo coso che è venuto su di prepotenza? Mi raccomando di commentare in tantissimi, di lasciare un bel pollicione in su se vi è piaciuto questo video, ragazzi, e soprattutto di dirmi le vostre teorie su quello che riguarda secondo voi il quadrato. Vi ricordo, ragazzi, che domani, domenica 25 agosto, potrebbe non esserci la live, né la serale né la mattutina, e da lunedì fino al 5 settembre le live saranno fatte dalle ore 13 alle ore 16, perché noi siamo in vacanza. Vi mando un abbraccio grandissimo, ragazzi, un bacione grande. Noi ci vediamo in live. Ciao.